Bacioni enormi dalla vostra Nika. Sono la persona più felice del mondo per questa scatola, lo sapete perché. Chi mi segue lo sa che ormai è già un po' di volte che ci collaboriamo, io li ringrazio. È Stationery Poll. E adoro i loro prodotti, voi lo sapete. E questi però io non so cosa c'è dentro, perché questa volta mi hanno mandato loro questa box a sorpresa, perché hanno i nuovi prodotti di primavera estate 2021 e sapete che loro ogni tanto mettono le cose nuove di qua e di là. Pesicchia un bel po' e adesso andiamo subito a sbirciare perché non l'ho ancora guardata e sono qua veramente stracuriosa, non vedevo l'ora di aprirla e l'apriamo insieme a voi. E eccoci qua, la meraviglia, cari bacioni, a ciao dalla vostra Nika. E come vi dicevo prima nell'intro, che avete altro video in collaborazione con Stationery Pal, che ringrazio tantissimo perché ogni volta che mi dà l'opportunità io sono stra mega felice perché i loro prodotti mi piacciono un sacco. Hanno l'imbarazzo della scelta, c'è un mondo cartopazzoso per noi cartopazze, per tutto. Cioè tutte cose di cartoleria, tutte cose da disegno, c'è un mondo di tutto. Vi lascio sotto, vi ricordo sempre, tutto sotto nell'info box, il nome bene del sito che è Stationery Pal, il codice sconto che è la Nika del 10%. Comunque sotto nell'info box fate scorrere e trovate tutto. E questa è una box, come vi ho detto prima, che vi ho anticipato, a sorpresa, perché neanche io so cosa c'è dentro. Io l'ho aperta appena appena così, ma non ho voluto fare altro perché voglio aprirla insieme a voi, perché è una sorpresa anche per me, infatti non so. Più nella pelle di sono troppo curiosa. Le altre volte mi davano l'opportunità di scegliere i loro prodotti che sono uno più bello dell'altro, come vi ho già detto, magnifici, e avevo proprio l'imbarazzo della scelta, mi piaceva tutto e ho preso tante bellissime cose. Adesso mi hanno mandato loro a sorpresa questa, perciò è una mystery box, una box a sorpresa, e The Stationery Poll è il top per me, perché è cartopazzosa come sono. E infatti è incentrata proprio sui loro nuovi prodotti di primavera estate del 2021, perché loro ogni tot appunto buttano dei prodotti nuovi, mettono dei prodotti nuovi che sono sempre stramega bellissimi. E niente, bando alle ciance, vado ad aprirla insieme a voi, non vedo l'ora. Allora, la box è questa qua, sempre mega stupenda, con il loro marchio, tutto il rosa, no, stupenda, che dire. Loro veramente, guardate che meraviglia. No, cioè, guardate che bello hanno. Ah, questa volta c'è anche l'adesivo con la stella. No, ma bellissimo. E guardate qua l'astronauta. Disegnato, non so se lo riuscite a vederlo. È magnifico. No, allora, peccato che non potete sentire, ma io adesso ho appena aperto. È arrivato, mi è arrivato proprio sotto al naso un profumo meraviglioso. Cioè, ve l'avevo già detto negli altri video che mi sa che ci spruzzano del profumo, perché veramente sembra quando entri nella profumeria che ti viene qua sotto il naso. È buonissimo, veramente, complimenti. Poi guardate come si presenta, sempre col loro scoppiettino qua pluribola, cuoricino o rosa o viola, di solito lo mettono, cioè veramente la presentazione è già il top, le scatole sono bellissime, che dire, arriva sempre tutto perfettissimo, veramente complimenti. Adesso andiamo ad aprirlo perché non vedo l'ora, sì, non volevo, vediamo se riesco a non spaccare questa stella meravigliosa. Mamma, che profumo che sta arrivando ancora di più. No, si è rotta, pazienza, uffi. Era bella. È che si è attaccata sul cielo, fa un po' difficile staccarla. Oh, guardate! Aspettate, 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 aspettate. Che meraviglia! Thank you, your. Oh, no, so much. Grazie a voi. Qua c'è scritta la Nika e è profumata. No, io veramente. No, ma è un profumo talmente buono e delicato che veramente, guardate che meraviglia, con l'astronauta, bellissimo, grazie a voi, davvero. Allora, qua ci sono la pagliuzzina, la solita, qua si intravedono già gli omaggini che loro mettono sempre, che sono queste fantastiche spille che adesso ho capito che si stacca così e poi, e voilà. Ah, poi qua, ce n'è un'altra, qua ci sono anche i coriandoli, che bella la stella. Vedete, queste sono spille, ma sono meravigliose. Loro mettono sempre anche tantissimi omaggi. Anche le ultime volte mi mettono gli sticker, gli omaggi, le gommine, sono veramente eccezionali. Siete davvero dei grandi, veramente. E vediamo. Aspettate che c'è ancora qualcosa qua. Ma no, ma che puccio è questo? No, guardate i palloncini, ma che. Sì, un altro cappellino. No, adoro. Aspettate che vi faccio vedere. L'ultima volta me l'avevano messo rosso, adesso verde, bellissimo! No, io sono contenta anche perché gli omaggi sono stupendi. Allora, io vorrei prima di tutto, aspettate, faccio così, meno non si spoilera niente.
e la metto in parte la scatola, perché è una sorpresa anche per me, voglio tirare fuori proprio poco alla volta e non spoilerarmi subito tutto. Tolgo un attimino magari la pagliuzza e vediamo se cade fuori ancora qualcosa. Ecco, aspettate. Poi guardate, ci sono le fantastiche gommine, che ormai ho una super mega collezione, ma ne sono più che felice perché sono stupende le gommine che mettono, le ciambelline, di solito il chupa chups, bellissimo. Allora, quante cose che intravedo, ma non mi giro, Allora, tiro fuori questa che è una scatolina. Ed è, prima o poi dovrò farmi una bacheca o qualcosa, perché ho tante cose da attaccare appena avrò più spazio qua nella mia postazione. E queste qua, arrivate super top, sono le puntine. E che colore? Rosa, perché a me piace il rosa, ma dai, stupendi. Vediamo le puntine, sì, e queste qua sono super comode per attaccare le cose, bellissime. Poi guardate che bel rosa pastello, bellissima. Ma quante cose che mi hanno messo. Allora, adesso aspettate che, ok, tiriamo fuori a caso, voilà. Questa è una penna Milky, la Hybrid. Ah, io avevo, questo qua è il fantastico astuccio che avevo fatto arrivare l'ultima volta con l'ultima collaborazione. Aspettate che adesso vi faccio vedere bene, piano piano vi faccio vedere tutto. E io le Hybrid ne avevo tante, ne ho prese tante l'ultima volta, e adesso questi si vede che sono i nuovi colori. Andiamo a prendere, scusate, il passo avanti con il mio braccio, andiamo a prendere un foglietto e andiamo a provare questo bellissimo color, neanche salmone, proprio rosa pelle, ma che meraviglia. Andiamo subito a provarlo. Guardate che bello, spero che si veda perché col riflesso è chiaro ed è color pastello, bellissimo, ma che meraviglia. Orange, è un arancio chiaro chiaro, un salmone, ecco, giusto per farvi capire, ma penso che si veda questo almeno, ma è bellissimo, ma che meraviglia. E questi capi devono essere nuovi colori. Ma quante. Allora vado a pescarne un altro. Il rosa, ragazze, sempre della Pentel Hybrid Milky, e c'è il rosa, ma che meraviglia. Wow, bellissimo questo. E che profumo che esce. Lo so, sarò ripetitiva, ma avercelo sotto il naso è una meraviglia. Guardate che belli, bellissimi. Poi, altra penna. Wow, guardate il pack di questa penna qua. Ma che meraviglia. Andiamo subito a provarla. Ed è nera. Guardate che bella. Bellissima. La penna gel, punta 05. Ma è bellissima. E scrive, è davvero molto molto scorrevole, bellissima. Poi peschiamo un'altra cosa, un'altra penna. Wow, allora Sarasa a clip della Zebra 0.5. qua c'è il salva freschezza, così adesso andiamo a toglierlo e la proviamo. Aspettate perché non ho tolto bene il pallino. Aspettate, è su ancora. Wow, no, ma top, cioè è un grigio brillantato, non lo vedrete mai, forse così, aspettate che sposto un pochino. Wow, guardate che meraviglia, è grigio con i brillanti, ma l'impugnatura qua a silicone, ma che bene. Poi sono fatte talmente bene le loro penne, poi qua hanno il mollettino qua che potete incastrarlo nell'agenda, in un libro, in un quaderno, bellissima anche questa. Poi, qua ne sento un'altra. Allora, questa qua invece, Moonlight Sakura. Wow, vediamo. Aspettate, sì, non la salva freschezza. Che questa è a gel di questo bel verdone. Ma che meraviglia. Coloriamo un po' così, almeno vedete bene il colore. Guardate che verde è. E poi guardate il pack, stupendo. C'è una mezzaluna qua. Che bella. E guardate che verde stupendo, è meraviglioso. Wow, hanno delle cose veramente stupende. Poi altro, questo è, vediamo, questo è un brush pen. Sì, perché c'è già il disegno così, mamma mia. Allora sì, infatti, brush pen artist. Wow, oh madonna che puntano, ragazzi, scusate il mio entusiasmo. Ed è al colore qua scritto, vedete sul tappo, violet, viola.
Cioè, che meraviglia è questo? Mamma mia. Io non so fare bene ancora il brush lettering, ma devo imparare. Ma però guardate il pennino di questo. È meraviglioso. Guardate che la, com'è fine. Cioè, se si vede, ma che meraviglia è. No, cioè, fantastiche sono. È bellissimo. Mamma, ultra fine è questo, bellissimo. Veramente complimenti. Poi hanno un assortimento di tutti questi pennine, penne, con le punte più fini, con le punte più sottili. Poi tutti i brush pen li trovate, trovate tutti i pennarelli, tutte le penne possibili. Hanno un mondo infinito di tutte queste cose qua. Quello che cercate lo trovate. Veramente. Poi ho ancora delle penne, aspettate, un'altra come quella, scusate, esce la pagliuzzina, come questa verde, però la versione in questo bel blu, proviamolo anche questo. Wow, scrivono veramente bene, 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 bene. E questo è un bel blu carta da zucchero, io lo chiamo così, bel, bellissimo. Un azzurro un po' più, ecco. E poi un'altra di queste bellissime, della zebra, come quella di prima, questa qua, argentata, c'è quella, la versione d'oro, argento e oro. Adesso andiamo subito a provarla, aspettate che anche qua togliamo il salva freschezza. E questa è proprio la versione dorata, ma che bello, prima l'argento, adesso il d'oro, spero che si veda bene. È anche un po', no, non è proprio metallico, però è veramente bello. Argento e oro, bellissimi, stupende. Poi, wow, c'è una ibrida. Allora mi hanno mandato orange, poi vediamo bene, pink e white, la bianca, che adesso io qua non riesco a farvi vedere giustamente. Si stravederà un po' di lucidino, però proviamo a scrivere sul viola, ma non si riesce. Non ho qua un cartoncino. Ah, vediamo, non volevo rovinare la cartolina perché è bellissima. Facciamo magari una stellina così, guardate, che poi io me la tengo questa cartolina, ma facciamo la stellina nel cielo. Così vi faccio vedere anche il bianco, che scrive benissimo. No, sono bellissime. Ed è la stessa marca di queste due, appunto, sono le colorazioni nuove. Bellissima, adoro, 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 adoro. Ecco, guardate questi omaggi che mettono, sono stupendi. Quante cose che ci sono ancora dentro, ragazzi. Poi qua, aspettate, aspettate, aspettate. Mi hanno messo anche, che carini, la pinzetta. Allora, vediamo. Ah sì, appunto, per le creative, perché per chi fa, perché anche a me serve quando faccio le cosine, attacco i brillantini, quando faccio le mie card e tutto. E questa è una pinzetta che, vabbè, può servire anche, vedete, perché anche mio marito sicuramente gli può servire, che lui fa sempre, smonta il computer, fa le cose, vedete che fa vedere cosa potete usarli praticamente per prendere i brillantini, per qua i pezzi del computer, insomma, per tante cose. Ed è questa, wow, ottima, questa qua non ce l'avevo così. Queste possono sempre servire, adesso ve le faccio vedere, hanno proprio le punte affilatissime per prendere le cose più piccoline. Adesso vi faccio vedere che prendo il suo tappino, è magnifica. E poi color Tiffany, il colore già mi piace, rosa e Tiffany sono i miei colori preferiti, bellissima. Questa può sempre venire utile, altro che, ci sono tante cose che comunque che si cercano tante volte e non si trovano mai, e posso lasciarla anche senza la carta, che tanto la metto nella mia postazione dopo. Aspettate, 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 c'è un'altra color giallo bellissimo, sempre ultra fine, come questo viola, questo brush pen. Oh mamma, che meraviglia! No, guardate, ragazzi, ma che cosa non è? C'è una scorrevole in una maniera, poi guardate come scrive bene, che bello. Si faccio vedere che bel giallo, abbiamo il viola e il giallo, sono bellissimi, sono veramente top dei top. Poi vediamo un evidenziatore della Stabilo neon giallo, questo qua fatto in tubettino, guardate che meraviglia questo qua, ma sicuramente me lo ruba mia figlia per la scuola, state sicuri. Poi quante cosine, aspettate che c'è,
Ma no, ma guardate, cioè io questo, ma che meraviglia, un altro omaggino. Cioè guardate, è una bibita. Adesso vi farvi vedere il vasettino piccolo di vetro. Non so come avvicinarvelo, farvelo vedere. No, guardate che meraviglia, c'è dentro. Sembra quasi il bubble tea. Forse sì, c'è i pallini neri sotto e poi il liquido sopra così proprio fatto. Ma che meraviglia, eh? Miniatura, lo metto gli alle lol. No, guardate che bello. Farvi vedere. Non riesco a farvelo vedere bene. Vediamo se riesco. Se mette a fuoco vicino di più, vediamo. No, guardate, in miniatura proprio. Un bicchiere. Ma che meraviglia, eh? Ma meravigliosi. Gli omaggi che mettono sono di quelle cose super stupende. Veramente, veramente, veramente. Ma quante cose ci sono? Aspettate che c'è un altro omaggio. Io sono super felice. Un'altra gomma gelato, sì! Grazie mille, siete davvero carini, davvero. Poi qua ci sono un bel po' di washi tape che adesso vado a farvi vedere. Aspettate, eh. E poi faremo anche una bella decorazione d'agenda con tutte queste cose fantastiche. Allora, per adesso ne ho presi 5. Allora, ce n'è uno, questo con lo sfondo giallino. Con queste macchioline, sì, tutte colorate, nel beigiolino, nel fucsia, nel rosso, nel verde, nel blu. È veramente bello. E c'hanno anche parecchio prodotto. Poi c'è questo, ma che puccio, è con le faccine, no, è veramente bellissimo. Aspettate che andiamo a aprirlo, perché poi tanto le metto nelle mie scatole porta washi. Ok, e questo qua ha questo sfondo. Un pochino qua sul rosino antico o pespesca, cioè guardate con tutte le faccine sorridenti, ma che belle sorridenti, poi meravigliata, che belle, poi guardate, no, ma questo qua che cos'è, ma che amore è. Scusatemi, ma quando vedo queste cose io tiro fuori di matto. Allora aspettate, questo è sullo sfondo qua un po' beigiolino. E c'ho queste, mamma mia che amore è, l'orsetto, il coniglietto, la pecorella. Ma che puccio, guardate che meraviglia. Sono bellissimi, ma che belli che sono. Poi c'è questo, dove c'ha questo fiore. Aspettate, eh. Con i giorni scritti, guardate i fiori, che belli. Che meraviglia, quello sfondo bianco, ma che belli. E poi ce n'è un altro che è questo qua, pucciosissimo, con questo personaggio. Aspettate, che anche questo fa un po' di faccine strane. Che non volevo rompere questo, ma forse ce la facciamo a tenere. Allora, sfondo bianco e questo personaggio che fa tutte le faccine, da triste, arrabbiata, ancora triste, facce deluse. Che carino, veramente bello. E voilà. Aspettate che li spostiamo qua così. Ok. E adesso ci sono altri due rotoloni grossi, grossi. Wow, ma che belli sono! Ma che meraviglia! No, guardate, ragazzi. Aspettate. Adesso qua dobbiamo andare a fare una decorazione da gente. Ma no, ma che belli che sono questi! Ho capito cosa sono. I pallini, i puntini adesivi da mettere. Anche per i bullet journal, per l'agenda, per le vostre decorazioni. Ma che bello! Aspettate, che andiamo ad aprire. Guardate, no, ma che belli sono. Sono appunto questi pallini adesivi che voi potete staccare, vedete, incollano. E ce ne sono di tanti colori, guardate che belli. Gialli più piccoli, rosa, questi coi puntini. Per dire, ma anche su ogni giorno settimana potete mettercelo in parte, scriverci il giorno, potete usarli anche per segnare sul calendario del mese. Tanti, questi bollini qua possono essere usati come avete voglia voi, sbizzarrirvi sul bullet journal, sull'agenda. E poi, allora, versione con il rosa e poi la versione, aspettate che, questa è la versione con il rosa e anche un po' decorati con dei puntini, dei pallini, e questa con il blu e azzurro, che andiamo subito ad aprirlo perché voglio vederla. Ma che meraviglia! E c'è anche parecchio, parecchio, di nastro.
di giri praticamente, chiamiamoli così. Aspettate, mettiamo un po' qua. Questo è con l'azzurro e il blu, varie tonalità sul grigino, più che altro un lilla questo, poi sull'azzurro. Ma che meraviglia, quei pallini, guardate che belli. Spero che si veda bene. Sono meravigliosi. Sì, 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 ci vuole decorazione agenda, si esige. E questi così, che belli, belli, belli. Poi qua ci sono, oh madonna, che belle cose, aspettate. Qui c'è, credo che sia un correttore, sì, penso proprio di sì, wow, sempre utili questi, eh. Loro ne hanno tantissimi, una marea. Poi hanno anche le colle, anche questa che mi era arrivata l'ultima volta, che sono meravigliose, anche profumata. Ed hanno anche i correttori, bellissime. Sì, infatti è correttore, vedete il nastrino bianco. Sì, vi dico così, ci guardo bene, perché loro hanno anche questi, decoration tape hanno anche, invece questo è il correttore bianco per appunto correggere gli errori, ecco, per quello che ci guardo bene prima. Aspettate che spostiamo qua. E poi mi hanno messa, vediamo, ce n'è un altro, ma che meraviglia, ma com'è fatto questo, che bello. Aspettate, qua c'è scritto pastel cookie corrector, correction tape, vedete che c'è scritto, adesso non si può sbagliare, poi se è bianco, aspettate che lo apriamo, eccolo qua. Wow, ma che bello questo. Ho capito forse come va. Ok, guardate, c'è il correttore. No, ma che bello a scatto, bellissimo. Quei correttori qua me li porta sempre via anche mia figlia, io li uso sempre come se non ci fosse un domani. No, io cosa vedo nel fondo di questa scatola? Siamo quasi alla fine, ma adesso vi faccio vedere questo che pesa. E guardate cosa c'è dentro. No, la scatoletta di legno con la sua apertura. Oh mio Dio, cosa vedono i miei occhi? No, cosa vedono i miei occhi, ragazze? Cioè, no, ma non guardate se non è una meraviglia. No, i timbrini, ragazze. Cioè, no, ma veramente. Sono bellissimi. Cioè, guardate quanti. Dopo hanno il silicone e hanno il timbrino. No, davvero. I gattini, i vari gattini, le zampine. Sono tutti quei gattini pesciolini, la lisca del pesciolino. Tutto tema gattino, che vedi che c'è anche i pesci, perché il gatto ama il pesce, figurati. E guardate, yes e no, con la testina a fumettino del gattino. Ma sono meravigliosi, il cuore. Poi, aspettate. Cioè, no, guardate. Sono una meraviglia, sono fatti tutti col siliconino sotto, solito, il classico timbro. Ma che meraviglia sono questi timbri! No, ma che bella torta! Bellissimi, no, veramente spettacolare. Ma guardate che belli! Non ho parole, non ho parole. Cioè, veramente la zampina, i fiorellini, poi guardate le piante, l'uccellino, il gatto che legge. Spero che si vedano bene. E poi no, cioè guardate la scatola, cioè è meravigliosa, la scatola di legno, ragazze, dove contenere questi timbri stupendi. Sono meravigliosi con la sua chiusura, ma che dire, io non ho parole, io veramente stupita al massimo. Cosa vedo nei miei occhi? Aspettate che vi faccio vedere. No, guardate, questa l'avevo vista. No, adoro, adoro. Cioè, c'ha le costellazioni quale, ma il sole, le stelle, poi tutta la luna. No, ma è magnifica, scusatemi, ma devo andare a aprirla subito, aspettate. È bellissima questa agendina, ma che bella. Aspettate, è una piccolina, però è stupenda. Scusate, ne avevo aperto. Ah, ok, ma è magnifica, super super bella. Aspettate, andiamo ad aprire. Cioè, guardate che bella, con la calamita. No, veramente. Ah, poi potete toglierlo e vi rimane appunto la copertina per cambiarne dentro un'altra. No, guardate che bella. Ah, e non è datata, cosa molto importante. Vedete che c'è 2000 e potete usarla, dato che il 2021 è già iniziato. E poi
datarla voi. Ma che meraviglia! È bellissima! Cioè, guardate, c'è tutto il mensile. No, che bello! Poi qua giorno per giorno potete scriverci, mettere voi la data, poi al suo segnapagina. No, cioè, è stupenda. Poi guardate che belle, proprio nel rose gold qua, nel bianco, bellissima. Non ho parole veramente, io rimango sempre senza parole per queste cose qua che hanno, perché veramente hanno di tutto e di più e sono tutte bellissime le cosine. Poi qua ci sono ancora sotto altre cosine. Wow, bellissimi, aspettate. Ci sono degli sticker che io, sapete, adoro. Sticker di carta questi sono. Guardate che belli. Adesso andiamo a vederli, aspettate che li apro. E voilà. Ma che belli sono. No, guardate. Giusti per l'agenda, questi vanno benissimo. Ce li appoggio qua sulla scatolina, intanto guardate che belli. Guardate l'orsetto arcobalenoso. Ma che meraviglia. Il cagnolino. No, davvero. Che belli che sono. I fiorellini, con le meline. Guardate che belli, con le varie scritte, ma sono bellissimi. Con la tazzina. Che belli che sono. E sono di questa carta qua, che sembra quasi carta di riso, ma non sono bellissime. Guardate questo qua, che meraviglia. La banana e la mela, l'orsetto, i fiori, gli orsetti, ma che birambelli che sono. Che puccioso. Bellissimo, scusate il mio entusiasmo, ma io sono così all'arcobaleno, con la scritta ok. No, sono veramente, qua sono un pochino più piccolini, l'orsetto, che pucci. Il fiore, guardate questa margherita, che bello quello sfondo verde. Bellissimi. Aspettate che li rimetto dentro perché non ne voglio perdere assolutamente neanche uno, per carità, perché ci tengo a queste cose, voi lo sapete chi mi conosce. E uno, e poi un altro. No, ma che meraviglia. Cioè, veramente. Aspettate. E io ho aperto da lì, però si poteva aprire. Ho staccato questo. Potevo aprirlo da qua senza staccare il. Vabbè, fa niente. Guardate il coniglio. No, ma che meraviglia sono. No, esigo una decorazione agenda. Guardate che belli. I love apple color. Guardate questo orsetto. Ma se non è puccioso. Che meraviglia. Fanno sempre di quelle cose. Andate a guardare il sito perché vi perdete. C'è un mondo di meraviglie. Chi è come me cartopazzo, capisce? Capisce tutte queste pucciosorie che a noi piacciono. Guardate anche le stelle così con l'arcobaleno. No, cioè, guardate che belli. Faccio vedere alla veloce così, ma tanto si vedono. Cioè, sono veramente bellissimi. Che carini questi fiori fatti così. Il micino. No, belli, bellissimi. Poi qua ci sono le arance. Un altro orsetto, la paperella, qua la nuvola con l'arcobaleno, l'altro orsetto, i fiorellini, altri fiorellini, la paperella. No, sono veramente belli. Aspettate, vado a rimetterli dentro. Sono fantastici. Non belli di più. Dopo vado a sistemarle io queste bustine qua in qualche modo, perché mi dispiace che li ho tolto. Sono bellissimi. Poi ci sono altri sticker qua sotto. Che, mamma, che meraviglia! Adoro, 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 adoro. Allora, cioè, no, guardate anche il cuore d'oro. Sono quei coriandoli che mettono, magnifici. Allora, questo è ancora un pacchettino di sticker. Il vostro planner, il vostro bullet journal, usateli come la vostra fantasia. Ci sono più di un foglio, due, sì, infatti qua dietro c'è. E sono questi. No, che belli che sono con il. Ah, sì, ce l'ho anche in versione. Guardate che belli. Questa è con la versione azzurra. Aspettate, che li rimetto dentro.
poi c'è la versione rosina qua, rossa, color salmone più che altro. Dove ci sono i tulipani, ma che belli, che meraviglia questi, wow, guardate che belli. E questo, anche questi sembra un foglio così, ma no, è sticker anche questo, ma che meraviglia che sono, cioè belli. Aspettate che li rimetto via anche questi. Eccoci qua, aspettate che andiamo a mettere via queste meraviglie. E poi ci sono ancora due pacchettini di sticker, wow, per la mia contentezza, per la mia gioia. E qua ci sono quattro fogli che sono questi così, ma adesso andiamo a toglierli, ve li faccio vedere bene per intero. E anche questi sono in carta, aspettate, eccoci qua. No, ma poi guardate qua che si può ritagliare e tenere la tortina, si può plastificare, metterne un'agenda, ce ne sono di cose che si possono fare con queste meraviglie, no, guardate che belle. Questa è per appunto anche le feste, con la torta di compleanno, che belli che sono, che bella questa popina qua, no, guardate che belli. E questi qua non dovrebbero essere tagliati, credo, o sì, vediamo. Perché loro hanno anche dei fogli che non sono preintagliati, si possono benissimo ritagliare, va tutto bene perché sono meravigliosi, guardate che belli che sono. No, ma poi il cartoncino dentro, una meraviglia, è una meraviglia. E poi qui ci sono, wow, anche qui quattro fogli, aspettate, andiamo a vederli, anche pucciosi anche questi che sono meravigliosi, aspettate. Così, e qui abbiamo, oh, la streghetta sulla scopa, guardate che belli, l'orsetto col tamburo, il coniglietto, i fiocchettini vari, anche questi sono da ritagliare, sì. Qua c'è il pianeta, anche gli arcobaleni qua con le stelle, che belli, coniglietto, orsettino, anche questo per fare le vostre decorazioni d'agenda, appunto il vostro bullet journal, il vostro planner, bellissimi. E guardate qua la sagomina, che è lei, da ritagliare, che bella, che bellissimo, che dire, sono veramente top. Io adesso vi faccio vedere la mia fantastica scatolotta tutta piena di agliuzzina e coriandolini, che adesso è vuota, l'abbiamo svuotata tutta, che profumo che esce. E queste sono tutte le cosine meravigliose, sono super felice. Io ringrazio Stationery Pal perché veramente ogni volta per me è una gioia ricevere le vostre cose, perché sono le cose che io adoro. E vi invito soprattutto ad andare a vedere tutto quello che hanno sul loro sito, di andate a sbirciare, sotto nell'info box vi lascio i link di tutto, soprattutto ricordatevi il link sotto nell'info box, il codice sconto del 10 con la Nika, e andate a sbirciare questo fantastico mondo meraviglioso, colorato di colori, di sticker, di tutte agende, di tutto il mondo che hanno, astucci, hanno tutto, 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 potete trovare di tutto assolutamente, e i prezzi soprattutto sono veramente accessibili, ve lo dico perché veramente accessibili, veramente, veramente, veramente. Io vi mando un bacio, vi do appuntamento al prossimo video, aspettatevi delle decorazioni d'agenda sicuramente con questa meraviglia. E niente, vi ricordo sempre sotto l'info box, andateli a vedere, andate a sbirciare, codice sconto, vi ho detto tutto, e vi do appuntamento sempre appunto al prossimo video. Un bacione enorme dalla vostra amica, ciao ciao.